Il sindaco dell'Aquila è stato impegnato dal Consiglio Comunale a farsi portavoce presso la Giunta di Roma per modificare l'atto deliberativo con cui è stata approvata la delocalizzazione dell'autostazione Tiburtina per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico all'interno del nodo di Adagnena. No alla delocalizzazione dell'autostazione Tiburtina. È stato questo il concetto ribadito dal Consiglio Comunale dell'Aquila riunitosi in trasferta nella capitale per una seduta dedicata alla questione dello spostamento degli hub degli autobus extraregionali. L'Assemblea ha approvato all'unanimità un documento che dà mandato a Biondi per essere portavoce delle istanze cittadine presso la sindaca Raggi. È stato approvato inoltre un ordine del giorno per chiedere di rilanciare anche le infrastrutture strategiche, in particolare l'ipotesi di un collegamento ferroviario con la capitale. Il Consiglio dell'Aquila chiede inoltre di attivarsi presso il competente ministero affinché sia convocato un tavolo con i rappresentanti degli enti locali e i rappresentanti degli interessi diffusi, in cui il governo ponga la questione del collegamento su ferro tra Abruzzo e Lazio come priorità delle sue azioni. Grazie.